quest'oggi andremo a vedere il Museo delle Cere qui a New York. No, non è un museo noioso con tante candele, ma questo qui, guardate bella la struttura, Madame Tussauds, ovvero un posto in cui ci sono riproduzioni in cera di personaggi famosi che non vedo l'ora di incontrare, quindi andiamo. Ed eccoci dentro col testone della Statua della Libertà, che sembra un po' arrabbiata, non vi pare? C'è rimasta male perché qui non è lei l'unica VIP. E tu che vuoi esattamente? Il biglietto? Ah no, è una statua anche lui. Ditemi quanti VIP voi riconoscete, perché io sono un po' scarsa in questo. Ragazzi, non capisco se questa qui vorrebbe essere Scarlett Johansson, voi lo capite? Beh, però guardate, sembra proprio vera. Cioè, il viso è perfetto, quando si dice una pelle di cera. Oh, lei dovete indovinarla voi chi è, ragazzi, chi è? Ma ovviamente Miley Cyrus. Ciao Miley. I can William Breakable. Dai Miley, facciamoci un selfie. Cheese. Ehi, sembri un po' imbalsamata. Ah giusto, sei una statua. No vabbè, ma non dovevate tutta questa bella accoglienza, addirittura la scritta VIP. Grazie, grazie. Come scusa? Un'intervista? No, mi dispiace, non rilascio interviste. No comment. Ragazzi, ma che dite? Un giorno metteranno anche me in un museo delle cere? Sony Chan, VIP! No, zero speranza. No, ragazzi, lui è mio, lasciatelo a me. Ciao, Brad Pitt! Ma quanto sei bello, ragazzi, è super realistico. Anche la barbetta. Pure la videocamera si è emozionata, trema tutta. Ehi, tutto a posto, videocamera? Non avrei mai immaginato di trovarmi sola con Brad. Amore mio, vieni qua. Ma sei davvero così alto, Brad? Perché mi serve una scala. Scusate, questa statua la porto con me, grazie. Andiamo, Brad. Brad, Brad, muoviti. Ragazzi, non ci vuole venire a casa mia. Basta, abbiamo chiuso. No way, siamo nei camerini. Guardate che meraviglia. Ma proviamo le parrucche. Vediamo come sto con uno stile rock. Oh yeah. No, no, questa è più bella però. Ah, sembra un fungo allucinogeno. È là. Non ci arrivo, mi dispiace. C'è Marilyn Monroe con la sua gonnellina svolazzante. Ciao Marilyn, stai molto bene per essere morta da qualche tempo. No, c'è Audrey Hepburn, una delle mie attrici preferite. Nonché il motivo per il quale il mio gatto Audrey si chiama così. Adoro. Audrey, possiamo fare colazione insieme? Scusa, ti sto importunando, lo so che sei super famosa e hai da fare, però ci terrei così tanto a fare colazione da Tiffany. Certo, in gioielleria non vedo che cosa potremmo mangiare, però magari, non lo so, possiamo prendere una donuts, un caffettino? Niente ragazzi, mi sa che a dieta. C'è il mio amato E.T., ragazzi, guardate che caruccio. Conoscete questo film? Io lo adoro. E.T., telefono casa. No, E.T., mi devi chiamare al cellulare, che il telefono di casa non ce l'ho più, ok? C'è anche Dorothy del Mago di Oz. Facci vedere le tue scarpette rosse. C'è anche Jackie Chan. Io so che tu ami il karate e le arti marziali, però io sono per la pace, quindi facciamo la pace, dai. Niente botte, giusto? Bravo. C'è anche un altro dei miei attori preferiti, Robbie Williams. Che simpaticone. Lui ha fatto L'attimo fuggente e Mrs. Doubtfire, che io trovo davvero divertentissimo. Piacere di conoscerti, Robbie. Will Smith, Will il principe di Bella, ma anche in Men in Black. Infatti adesso qui è tutto cattivone come lì. Che bello vederti. Però non mi spara a flashare la memoria, perché questo qui è un bel ricordo. E questi qui chi sono? Siete un po' fanatici in queste tenute. Però il trono sembra molto comodo, quindi me ne impossesso. Wow, sto proprio bene qui sopra, che ne dite? Ora sono Sony Chan, la regina degli orsetti. Sotto il mio regno si può fare quello che vuole, soprattutto dormire e vivere in pigiama. E i gatti saranno venerati come divinità. Ecco qui Picasso. Finalmente posso dirgli due parole. La tua arte non la capisco. Da lì o da qui? Voi che dite? Salvador Dalì, un saluto anche a te. Nostro caro Albert Einstein. Dimmi, perché sono così scarsa in matematica? Non ci capisco niente. Sa che per me non c'è speranza. Gli si sono pure drizzati i capelli, poverello. Il potere segreto della scienza. Ma che figata questa sfera. Mi sento tanto una strega della magia oscura. Secondo voi posso rubare un dolcetto alla regina? Una scone? Beh sì, regina, sa
con me, non vorrei che le salisse la glicemia. Ti prego, dici il segreto dell'eterna giovinezza. Come faccio ad arrivare alla tua età come te? No, non morire proprio adesso, eh. Mi sa che l'abbiamo appena lasciata. Io andrei. Ciao Papa Franci, al 5. A Trump a quanto pare stanno cadendo i pantaloni. Con tutti i soldi che hai, una cintura te la potresti pure comprare, eh. Ma ragazzi, ma dove sono finita? C'è un treno e degli spettri che appaiono. Aiuto. Oh mamma. Ok, credo che sia un luogo infestato. Io non ci tengo a stare qua, grazie. Prendo il prossimo treno. Ciao. Ragazzi, so che è finto, ma mi sono spaventata un sacco. Sparano un getto d'aria quando cammini e poi qui c'è un qualcosa che bussa. Ecco, Slimer. Avete mai visto i Ghostbuster? Secondo me lo slime è nato da lui. Che è appunto questo personaggio tutto molliccio che sta con gli acchiappafantasmi. Aiuto! Answer the call, rispondi alla chiamata. Pronto? No, grazie, non voglio cambiare offerta al cellulare. Ho cambiato da poco. Salve. I call center persino qui mi raggiungono. Sono dentro la stazione dei Ghostbuster. Eccoci nel laboratorio. Ma voi conoscete questo film? Andava forte quando ero piccolina io. Dovete assolutamente vederlo. C'è un piano che si suona da solo. Ragazzi, qui ci sono davvero i fantasmi. Eccoli qui, gli acchiappafantasmi. Oh, è stato intrappolato. Ottimo lavoro, amica mia. C'è scritto pericoloso, Spider-Man. Scendi da lì. Avanti, ragnetto, vieni qui. Forza, come vuoi, resta lì a fare le ragnatele. Ragazzi, da queste parti c'è qualcuno che è arrabbiato nero. Oh, verde dovrei dire, guardate Hulk. Oh mamma, che paura. No ragazzi, ci sono tutti i personaggi del mondo Marvel. Capitan America. Ma anche la magnifica armatura di Iron Man. Per non parlare del mio fidanzato Thor. Thor, che ci vuole a sollevare questo coso? Ibra, ragazzi. Ma quanto è bello l'amore mio. Direi che al posto di Brad Pitt mi porto lui. Ragazzi, la mia visita al museo è finita. Ma devo dire che è stato il museo delle cere più bello che io abbia mai visto in vita mia. Fatemi sapere quali personaggi avete riconosciuto e quali vi piacciono di più. La signora voleva salutare dentro il video. E noi ci rivediamo alla prossima avventura. Ciao! Anzi, goodbye!